circa 20 anni fa a fare cinema. Penso che sia i registi che gli attori, comunque, dovendo raccontare storie, tanto più vivono, tanto più hanno esperienze diverse e curiose, tanto più storie varie e variegate riescono a raccontare. Quindi, insomma, i miei inizi sono stati non nel cinema, ma nel mondo, e tutto sommato non li rimpiango. E ti sono serviti a renderti quello che sei, a raccontare le storie che hai raccontato? Assolutamente. Mettiamo che adesso un alieno arrivi sulla Terra, così all'improvviso, non sa niente, non conosce Genovese, non conosce noi, Maratea, l'Italia. Come gli racconteresti la magia del cinema? Come lo cercheresti di iniziare a questo mondo? E che film sceglieresti nella storia del cinema mondiale per dirgli: ecco, questa è la magia della settima? Devo dire, stavo cinema mondiale, è difficile, come chiedere vai più bene a mamma o a papà. Maradona o Pelé. Maradona o Pelé, insomma. Devo dire, io ho nei film italiani un film che ho a cuore è Un borghese piccolo piccolo. Beh, ne potrei citare 100, però se ne devo scegliere uno è Un borghese piccolo piccolo. E nei film internazionali è parecchio più difficile, però diciamo il primo film con cui mi sono affascinato con il cinema è Il film blu di Kieslowski. Detto questo, ognuno ha il suo film del cuore, ognuno ha la storia che lo ha emozionato, fatto piangere, fatto ridere. Devo dire che se arrivasse appunto Il famoso alieno, la meraviglia del cinema, per chi lo fa, ma sicuramente anche per chi lo vive, è quello di permetterci di vivere tante vite diverse. Ecco, noi che più o meno siamo abituati a vivere una vita, la nostra vita, con il cinema riusciamo con la fantasia a vivere, a provare tante emozioni e sensazioni completamente diverse, e questo penso sia la cosa più forte e potente, riuscire a vivere emozioni attraverso le immagini. Senti, a proposito di emozioni, tu ce ne hai regalate tante e sei uno che non si ferma mai, sei già in moto, io non voglio fare spoiler, però sei già in moto per la tua prossima fatica cinematografica, Supereroi si chiama, giusto? Non voglio spoilerare, quindi no. Lascio a te la parola, ci puoi raccontare qualche curiosità? Sì, poco, diciamo. Il prossimo film si chiama Supereroi, comincio le riprese a settembre, è un film sulla coppia. Supereroi è una provocazione come titolo, ovviamente non c'entrano nulla i supereroi di Marvel e via dicendo, e l'idea è sulle coppie che durano, sugli effetti del tempo su una coppia. Non so quante coppie longeve ci sono qui in mezzo.